Tarsier Studios ha fatto arrivare Natale in anticipo quest'anno. Infatti ha rilasciato un trailer che ha fatto emozionare tutti gli spettatori della Gamescom 2024, di cui ho anche fatto un'analisi che puoi trovare proprio qui sul mio canale. Ma molti ora si stanno chiedendo: cosa dobbiamo aspettarci da Reanimal? E di che parlerà il gioco? Beh, il vostro caro Batsmog è qui per spiegarvelo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su Batsmog Games. Dopo il trailer di lancio alla Gamescom 2024, probabilmente alcuni di voi avranno qualche domanda riguardo al gioco e al tema trattato. Quindi, mi sono messo a raccogliere un po' di informazioni e le ho raggruppate in un bel video così che voi non dobbiate fare alcuna fatica. Dunque, se siete pronti, spegnete le luci, mettetevi comodi e godetevi tutto quello che sappiamo fino ad ora su Reanimal. Su internet sono presenti ancora poche informazioni riguardo a Reanimal, ma unendo i pezzi del puzzle possiamo dedurne parzialmente la trama e formulare anche qualche piccola teoria a riguardo. Rimanete insieme a me e risolveremo pezzo per pezzo questo rompicapo come solo a noi piace fare. Sicuramente le informazioni più rilevanti possono essere tratte dalla pagina di Steam del gioco, dalla quale mi sento di partire. Infatti la descrizione del gioco cita: un'avventura horror che vede un fratello e una sorella lottare per salvare gli amici scomparsi e fuggire dall'isola che un tempo chiamavano casa. Dunque questo vuol dire che i due protagonisti sono uniti da un legame di sangue e si imbarcheranno in un'avventura per sottrarre ad un destino crudele i loro amici intrappolati su di un'isola che un tempo erano soliti chiamare casa. Questo ci fa immediatamente pensare che un tempo le cose fossero differenti in questo posto e che i ragazzi avessero vissuto un periodo felice su quell'isola, abbastanza lungo da formare legami ed amicizie. Questo dà un tocco ancora più macabro alla storia, perché se ci pensate bene, questo vuol dire che i due protagonisti conoscono gran parte dei nemici che si troveranno ad affrontare lungo il loro viaggio. Insomma, immaginate se domani vi svegliaste nella vostra città immersa nel caos più totale e il commesso del negozio sotto casa che siete abituati a salutare tutti i giorni ora si sia tramutato in un mostro deforme che tenta di uccidervi. È a dir poco terrificante. Ma cosa ha tramutato queste persone in mostri deformi? Nel trailer possiamo vedere che, oltre ad essere umani dalle sembianze distorte, con arti più lunghi del normale e altre caratteristiche che li rendono mostruosi, vediamo anche degli ibridi tra umani e animali, come il mostro senza testa con le gambe lunghe, o l'agnello gigante con arti umani, o ancora il maiale capace di parlare che vediamo anche assumere una postura eretta ad un certo punto del trailer. Questo mi fa pensare che ci sia stata una mutazione, qualcosa che ha trasformato degli esseri umani in animali, forse un virus, forse una maledizione, che li ha mutati in maniera orribile e li ha resi violenti e famelici. Forse gli antagonisti che vediamo ancora con sembianze umane semplicemente non hanno ancora terminato il processo di mutazione in ibridi, nonostante la loro mente sia già stata corrotta. Cercando sempre online, ho trovato qualche articolo che racconta l'esperienza di gioco provata nella demo rilasciata ai mass media, dalle quali ho tratto le seguenti informazioni. Prima di tutto, il gioco potrà essere completato sia in modalità giocatore singolo, con l'aiuto di una IA, o in modalità cooperativa locale e online. Ma è stato specificato che la telecamera sarà una e sarà fissa. Questo allo scopo di mantenere un senso di claustrofobia durante il gioco. Infatti ai due personaggi non sarà mai concesso di allontanarsi troppo l'uno dall'altra. Infatti, come dice l'articolo di EveryEye, la piccola protagonista del titolo dovrà essere sempre presente nelle stanze per proseguire con il gioco. Questo particolare, insieme al fatto che nel trailer la vediamo fluttuare in una sorta di trance, ci fa capire che la bambina avrà un ruolo chiave nella storia di Reanimal. Inoltre, sempre in uno degli articoli legati alla demo, viene scritto che Reanimal sarà rilasciato nel 2025, cosa che non è stata confermata però dal trailer della Gamescom 2024, quindi chissà se sarà effettivamente così. Viene inoltre detto che Reanimal avrà un reparto grafico molto più avanzato rispetto ai precedenti titoli Tarsier, essendo quest'ultimo sviluppato utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5. Ed è stata inoltre messa in risalto la regia, molto più complessa rispetto ai due titoli ai quali ci siamo abituati da parte di Tarsier Studios, con inquadrature particolari, spesso cangianti, che contribuiranno all'immersione nel mondo che ci circonda.
Ci viene anche detto, sempre da chi ha giocato la demo, che questo titolo sarà molto più violento e adrenalinico dei due Little Nightmares sviluppati da Tarsier Studios, sia nel gameplay che nel design dei posti e dei personaggi. Dunque, per ricapitolare in poche semplici parole, Reanimal sarà un'avventura horror, nel quale la violenza la farà da padrona, in cui un fratello e una sorella affronteranno terribili minacce per trovare i loro amici e fuggire dall'isola in cui hanno vissuto fino a quel momento. Sarà un'avventura più violenta e claustrofobica di quella alla quale siamo abituati e potremo godercela sia in solitaria che in modalità cooperativa, e uscirà in una data non ancora precisata del 2025. Reanimal sarà disponibile per PC e per console, anche se ancora non si sa a quale prezzo verrà distribuito. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Come per quanto riguarda Little Nightmares, seguirò questo titolo da molto vicino e vi porterò aggiornamenti e teorie regolarmente. Quindi, se vi piacciono questi contenuti, vi consiglio di rimanere insieme a me e di attivare le notifiche. Per quanto riguarda Reanimal, per ora questo è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. E in bocca al lupo. O forse dovrei dire, in bocca alla pecora.